Presidente, allora, Fondo Vertis ha investito 25 milioni per questo primo ciclo, in totale 40, ha annunciato l'apertura di un nuovo ciclo di investimenti. È una soluzione, diciamo, per invertire la rotta del sistema Italia, ma in particolare del Mezzogiorno, quelle delle start-up? L'idea è assolutamente sì, conferma la direzione che anni fa, in termini pionieristici, ha espresso in un momento delicato, dopo i tassi di interesse aumentano, le imprese italiane, in particolare del Mezzogiorno, devono avere un doppio occhio, quello di guardare a mercati che crescono e quello di attrarre capitali. Che significa essere eccellenti nella diffusione aziendale in un mondo che ha liquidità e che chiaramente diventa sempre più selettivo e meno inclusivo. In questa selettività abbiamo potenzialità elevate da parte delle imprese italiane e di quelle del Mezzogiorno. Un altro annuncio importante è stato fatto anche l'apertura di un nuovo hub che il Fondo Vertis farà con l'IPE, quindi si coniugano, diciamo, la formazione di eccellenza direttamente con chi poi dovrà mettere i capitali, quindi anche questa sembra essere, diciamo, una buona notizia oggi. Assolutamente sì, mette insieme idea, strategia, struttura, formazione, perché molte volte c'è una bella idea, si trovano capitali, ma c'è un pezzo, come dire, della struttura che viene meno. Coniugare questi elementi anche nelle due giorni, diciamo, che Vertis ha organizzato, mi sembra la chiave di volta per usare al meglio gli strumenti della finanza per la crescita dell'impresa e per le nuove idee. Un'ultima domanda sull'attualità, l'IMU sulle aziende, sui capannoni, sulle aziende, insomma, il governo sta tentennando, una parte insiste, l'altra parte, insomma, un po' meno. Lei come lo giudica questo passaggio? Mi sembra che le ultime dichiarazioni del Presidente Letta siano di arrivare entro agosto a una rimodulazione. Speriamo che questa rimodulazione riguardi quella che abbiamo definito una patrimoniale impropria sulle imprese, che è l'IMU, che è una cosa anomala, perché normalmente le patrimoniali non vanno messe sulle imprese ed è un'anomalia interna che le imprese paghino i patrimoniali. Grazie.